siamo a Busto Arsizio, siamo a questo circuito classico top, siamo con Claudio Acerbi, lui nel mondo equestre da una vita, anche allevatore, anche cavaliere, anche ippo, babbo, tutto praticamente. Sì, abbraccio a 360 gradi tutte le casistiche di questo mondo. Parliamo di allevamento. Allevamento, sì. Grande problema, qual è veramente il grosso problema? Grosso problema italiano che è sostanzialmente legato a una mancanza completa di una politica allevatoriale. Non abbiamo un sistema che consente di avere dei dati, non abbiamo chiuso il libro genealogico mettendo dei rigidi paletti per cercare di creare qualità, per cui abbiamo puntato su numeri che hanno poco senso, perché oggi iscritti al libro genealogico italiano ci sono credo il 60-70% di fattrici che non avrebbero ragione di rimanerci. E in più non abbiamo dato un criterio selettivo che ci possa consentire di avere dei dati tipo il BLAP e tipo altri indici che altri paesi hanno comunque adottato per poter stilare delle classifiche e avere un numero che sicuramente può aiutare gli allevatori a secondo però dei criteri di selezione che vengono scelti. Mancando questo manca poi tutto quello che è lo sviluppo di questo settore, perché siamo credo abbastanza alla deriva noi da un punto di vista allevatoriale italiano nel cavallo da sella. Praticamente si è arrivato al punto di premiare così a pioggia. Ma senza avere una abbiamo premiato a pioggia senza avere selezione, abbiamo autorizzato stalloni nella storia, io parlo degli ultimi 30-40 anni, che non hanno ragione di esistere, perché è inutile approvare e autorizzare alla monta pubblica degli stalloni che non hanno avuto risultati, che fanno, magari fanno due o tre figli all'anno e che non creano, non danno nessun contributo al sistema allevatoriale, ma in più non abbiamo fatto come tutti gli altri libri genealogici che a un certo punto in partenza hanno chiuso il libro genealogico, hanno dettato le regole per poter essere dentro questo sistema e dopo hanno aperto altri riproduttori, lo vediamo in Francia, lo vediamo in Hannover, lo vediamo nello Steiner, cioè hanno creato le solide basi femminili per poter poi lavorare con un criterio ovviamente internazionale. Noi siamo ancora né carne né pesce, no? Siamo qui che sforniamo puledri in numeri per quello che è il patrimonio allevatoriale italiano, che sono secondo me esagerati, perché bisogna cercare di fare la qualità e la qualità si fa solo con delle regole fisse, mettendo purtroppo dei paletti all'inizio e una volta create le basi allora si è in condizione di allargarsi. Questo non è stato mai fatto in Italia. E pensi che invece l'inserimento di un ministero possa così aiutare questa? Allora, l'inserimento di un ministero potrebbe aiutare questa politica, potrebbe se fosse fatto con dei criteri logici e con un sistema che non è un sistema che oggi in Italia purtroppo, devo dirlo, adottiamo. Perché abbiamo visto tutti tutti la storia dell'unire, dell'assi, dell'enci, cioè, sono stati dei grandi calderoni che poi all'allevamento italiano hanno distribuito contributi a pioggia, però non finalizzati a niente, non finalizzati a un criterio selettivo, non finalizzato a un programma chiaro, cioè un paese che non organizza le aste dei fall, non potrebbe neanche, perché mancando le basi noi siamo rimasti indietro e non è una questione di numeri, è una questione di qualità, di scelte e di criteri di selezione. Per selezionare un pochino era stato inventato anche il performance test per gli stalloni, poi alla fine è crollato. Assurdo. Io l'ho vissuto nei bovini con il centro genetico dell'Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona.
assurdo. Cioè gli stalloni devono essere selezionati, ripeto, in base a un criterio di selezione, in base a dei dati tecnici, statistici, chiari e a dei numeri e ovviamente a delle linee di sangue. Ma noi, quello che a noi manca è quella parte lì, è la parte che ti determini perché un 2 anni, un 3 anni possa essere autorizzato alla monta pubblica. Basterebbe copiare quello che fanno i paesi all'avanguardia, quelli che fanno mercato, basterebbe adottare un sistema tedesco, belga, olandese, cioè sono paesi che lavorano con i numeri, lavorano con la selezione, lavorano con le linee femminili, hanno valorizzato un patrimonio che hanno in base a dei dati statistici, per quanto possano essere validi oggi i dati statistici sui cavalli, perché è un mondo diverso rispetto a quello del bovino. Il mondo del bovino ha dei dati statistici che sono la base della selezione, qui devono diventarlo, con le difficoltà che ci sono ovviamente. Però vediamo i vari statbook che autorizzano nelle autorizzazioni degli stalloni di 2 anni, dei 3 anni. Noi performance test, che senso ha avuto? Qual è stato il senso del performance test italiano? Cos'è uscito fuori da quel... E forse non è uscito molto, però comunque ha permesso a tanti stalloni... Sì, quello sicuro, ha permesso a tanti stalloni di non coprire, però a livello allevatoriale poi il mondo oggi, per rimanere sul mercato, ti costringe a usare dei riproduttori che sono i riproduttori che hanno i dati, che hanno dei figli provati, che hanno, nell'ambito di certe classifiche, hanno un'identità ben chiara. E noi in Italia, io non conosco tutti gli stalloni italiani, né li voglio conoscere, nel senso che, ma non abbiamo la possibilità di andare a identificare il miglior stallone oggi del libro genealogico italiano. Il mondo ormai è globale, tutti quanti usiamo riproduttori a 360 gradi ed è giusto che sia così. Quello che manca a noi è la base sulla quale usarli, tant'è vero che gli allevatori... Parco fattrici, sì. Certo, manca il parco fattrici perché? Perché chi ha investito, e c'è tanta gente che ha investito molto nel mondo dell'allevamento, è stata costretta a rimanere legato ai libri genealogici di appartenenza delle fattrici. Io stesso iscrivo i puledri a Hannover. E quanti oggi sono gli allevatori italiani che, pur allevando in Italia, iscrivono i puledri all'estero? Ma per forza, perché mancando il sistema non puoi far diversamente. E questo è un peccato, perché alla fine snaturi un po' quello che è tutto il progetto. Il primo passo che si dovrebbe fare qual è? Definire i criteri di selezione, definire come vogliamo selezionare il cavallo da sella e poi scremare il parco fattrici. Dovrebbe esserci una rigida scelta di quelle che sono le linee femminili in base ai risultati, in base a tutta una serie di dati. Per forza, se non partiamo da lì e non andiamo a creare un sistema che ci consenta di dire il criterio di selezione è questo e non abbiamo un punto di riferimento, ritorniamo a lavorare ognuno come può, nel bene e nel male. Poi noi siamo un paese che, nel nostro paese ci sono dei signori allevatori, pur essendo un paese difficile per l'allevamento del cavallo, perché non abbiamo il territorio, non abbiamo gli spazi, non abbiamo il clima, non abbiamo tante cose. Però abbiamo tanta gente che vorrebbe e potrebbe investire e di conseguenza questo sistema alimenterebbe poi lo sport, perché è la base per creare interesse nello sport, è la base dell'allevamento. Se manca quello, ovviamente poi mancano i professionisti che magari si dedicano più ai cavalli giovani che non a altri circuiti, manca tutto quello che è l'indotto di un meccanismo di questo tipo, ma finché noi non definiamo un criterio di selezione ben chiaro e cominciamo a definire quali sono i parametri che abbiamo bisogno e scegliamo bene le fattrici, tutto questo secondo me è utopia, tante belle parole, ma alla fine, che è quello che manca, che è sempre mancato. Grazie Claudio. È stato un piacere.